brevissimamente chi sono. Sono Giuseppe Barichello della cooperativa Verlata di Villa Verla. E noi da 3 anni ormai gestiamo un'attività di recupero di eccedenze alimentari, prevalentemente di fresco, che andiamo a raccogliere presso i supermercati. E quello che recuperiamo lo destiniamo ad associazioni o a cooperative, in realtà, che assistono persone bisognose. Chiusa presentazione. Per quanto riguarda il progetto UNRA, siamo stati chiamati come un soggetto che poteva dare una mano sul piano sia per l'attività che facciamo di raccolta di beni alimentari, ma anche per provare a costruire un modello e una rete sul territorio a partire da quello che già esiste. Io ho ascoltato con molto interesse tutto quello che è stato detto da parte di ciascuna associazione e delle persone che sono presenti qua stasera. E io credo che, come si ragionava anche un paio di settimane fa in Comune di Sant'Orso, in preparazione a questo incontro, dobbiamo cercare di mettere davanti determinate priorità. La priorità forse non è il numero di comuni o il numero di assistiti o chi fa cosa. La priorità è dare una risposta ai bisogni in ordine di emergenza, ed emergenze le vediamo tutti i giorni, tutti quanti. E quindi io credo che la cosa più importante che dobbiamo cercare di fare con questo progetto è quello di mettere insieme tutto quello che già si sta facendo e di fare in modo che mettendolo insieme diventi più efficace ancora di quello che è in questo momento. Quindi l'intenzione mia e nostra come cooperativa è quella di mettersi al servizio di quello che già esiste e di integrare e di mettere sul tavolo o nella cella frigorifera, dove sarà, mettere quante più risorse possibili riusciamo a raccogliere. Ecco, e per dare alcuni numeri, noi in questo momento stiamo raccogliendo 4 giorni alla settimana, ogni giorno raccogliamo circa un bancale alto così di roba fresca, parlo di frutta, verdura, latticini, affettati, prodotti che sono prossimi alla scadenza ma che possono ancora essere utilizzati nella giornata stessa o entro il giorno successivo, e questi diventano una risorsa per numerose famiglie, numerose situazioni che non sanno cosa mettere in tavola a pranzo o a cena. Accanto a questo abbiamo gestito e stiamo continuando a gestire dei carichi di eccedenze di frutta e verdura che arrivano dalle organizzazioni dei produttori. Questa cosa l'abbiamo fatta in convenzione con la prefettura, e chi viene già in cooperativa a prendere questa roba sa che è roba buona e in grande quantità anche arriva. Ecco, per cui siamo riusciti a mettere in piedi un po' questa piattaforma logistica che permette di distribuirla il più capillarmente possibile sul territorio. C'è sicuramente da migliorare, e certamente riuscire a fare una rete a livello distrettuale, non so come chiamarlo, o intercomunale, alto vicentino di un certo numero di comuni, aiuterà sicuramente a rendere tutto più efficace. Frutta, sì. Sono organizzazioni di produttori agricoli. Quando Beppe dice tanta roba, ognuno può tradurre, magari stiamo parlando di 30-40 bancali, ogni bancale con 10, 12, 15 cassette. Cioè, 40-50. Ecco, preciso ancora. Quando si arriva sul cortile, si vede questo ben di Dio che sarebbe destinato al macero, la prima cosa è mettersi le mani nei capelli e pensare allo spreco. Subito dopo dici, hai in mente i sorrisi delle persone a cui gli porti le arance, le pere, le mele, che questo si traduce, non è roba deteriorata, è materiale assolutamente integro. Sì, e diciamo la logica con cui stiamo lavorando noi è quella di prevenire lo spreco, quindi non stiamo mettendo i carrelli nei supermercati, cerchiamo di dialogare con i supermercati per recuperare quello che diventerebbe rifiuto prima che lo diventi e quando è ancora utilizzabile. E
pensiamo che questa sia una strada valida da percorrere. Non è semplice, perché non è semplice da un punto di vista tecnico anche gestire la catena del freddo. Parliamo di alimenti che devono restare a 4 gradi, che devono essere manipolati in una certa maniera, e quindi ci vuole attenzione, ci vuole cura. Abbiamo fatto anche dei passaggi con il dottor Chiesa, che ci ha aiutati nell'estendere una procedura per gestire adeguatamente questi prodotti. E l'idea è quella di mettere a disposizione quello che abbiamo, che siamo riusciti a fare finora, ma raccogliere e integrare anche tutto quello che già esiste sul territorio. Vado un po' avanti nei ragionamenti che avevamo anche fatto insieme in preparazione a questo incontro, no? Ci si era dati due obiettivi. Stasera è difficile che riusciamo a uscire da qua operativi, già con in mente tutti i dettagli del progetto, eccetera, perché penso che la prima cosa da fare sia appunto quella di mettere insieme efficacemente le operatività che già ci sono, quindi poterle conoscere e poter come dire, elaborare insieme l'operatività e sapere qual è la direzione migliore da prendere. Non c'è nessuno che ha un'idea preconfezionata precisa di come dovrà funzionare la cosa. L'unico obiettivo che il progetto si è dato è quello di costruire un centro di distribuzione nel territorio dell'Alto Vicentino. Questo centro di distribuzione può essere fisicamente un unico centro, ma può essere anche una rete di centri e di realtà che già operano, per cui si tratta di costruire un gruppo di lavoro dove partecipano i vari soggetti che rappresentano le associazioni che sono già operative su questo, e all'interno del quale ragionare bene su quale può essere il modo migliore per realizzare questo obiettivo. B, si vorrebbe costruire un altro gruppo di lavoro un po' sul metodo riguardante l'aspetto dell'assistenza sociale, quindi di come garantire una più efficace distribuzione, una equa distribuzione, e prevenire determinati fenomeni che già sono stati citati, che possono essere sicuramente negativi e antipatici. Però ci terrei a ripetere, cerchiamo di non mettere davanti i problemi e le difficoltà, ma guardiamo prima i bisogni da raggiungere, e quindi ci diamo questo tipo di logica. Per cui si era detto, adesso non so, magari lascio parola a Luisa che dovrebbe più dare un po' il coordinamento della parte dell'assistenza, ma di raccogliere stasera delle disponibilità per un gruppo e per l'altro, e costituire questi due comitati, diciamo, che possono lavorare in maniera abbastanza agevole e arrivare presto a una parte operativa, ripeto, operativa a integrazione di quello che già si fa, chiaramente.